apriamo il nostro concerto con un brano, Pasqua è passata da pochi giorni, un brano che attira la nostra attenzione su uno dei simboli del martirio di Gesù. Con il termine Sacra Spina si intende ogni frammento ligneo venerato come reliquia, perché è ritenuto parte della corona di spine che secondo la tradizione evangelica è stata imposta a Gesù. La tradizione cristiana vuole che tale corona sia stata recuperata da re Luigi IX di Francia e poi da lui donata alla cattedrale di Notre Dame di Parigi. Da questa corona, nel corso dei secoli, furono tolte numerose spine per essere donate a chiese e santuari per ragioni meritorie particolari, come Pisa, Roma, Vicenza, Andria, tanto per citarne solo alcune. In questo canto ci ritroviamo fra leggenda, tradizione e religiosità. È uno splendido esercizio musicale di Pepe Marzi, che con apparente semplicità riesce a regalare emozioni con pochi e mirati accordi. Il titolo del brano è La Sacra Spina di Pepe Marzi. Signore e signori, per il concerto di primavera 2024, il coro CAI diretto dal maestro Giovanni Ferrari. Thank you.
sfornia nella pericolosa fonte. La prova è difficile e la paura non manca di farsi sentire nel cuore del capitano, ma alla fine, come in tutte le storie che si rispettano, l'amore trionfa e il bene sconfigge il male. Sul colle di San Matteo si vedono ancora i sassi neri di un castello perduto dove abitava la regina Prudente. Arzignano, la città di Giano, sapeva di questa passione, per molto tempo raccontata dai cantastorie lungo la valle e nei borghi del Veneto. Pepite Marzi ha saputo magistralmente colorare il drama con i ritmi e le armonizzazioni. San Matteo. Oh.
E il metodo attraverso il tempo è una figura sporca conosciuta anche come povero merlo mio. L'originale è molto datato, infatti il testo è già presente in una pubblicazione del 1887. Il testo, che è surreale, parla di un povero merlo che perde via via varie parti del corpo e per questo non può più portare a termine le azioni per cui quella parte del corpo serviva. L'associazione di questi elementi di fatto è la finalità didattica della filastrocca. Negli anni 60 il maestro Gianni Malatesta ha scritto questa armonizzazione dai toni montani del coro e il merlo che ha perso il tempo. Come un lamento, l'ultima notte.
combina la voce stanca di un dolore che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi incredibili. Oh. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. Thank you.
Thank you.
ringrazio ancora.